Salve a tutti da Titan89, benvenuti in questo nuovo video di Dark Souls 3. Siamo qui dove nel precedente video, credo, comunque diciamo nella mia run principale, avevo battuto l'anima dei tizzoni, che sarebbe questa. Scusate, l'anima dei signori. Però non ho ancora vincolato il fuoco in questa occasione. Cosa fare adesso? Torno un attimo all'altare del vincolo. Da qui possiamo andare semplicemente da lei. Vincola la prima fiamma, eccetera, eccetera. Dai, occhi guardiana del fuoco. Sì. Creature della cenere sono forse occhi molto gentili da parte tua, grazie. L'unica cosa che manca è una guardiana del fuoco. Ti ringrazio per questi occhi, creatura della cenere. Una guardiana del fuoco non può possederne, però è proibito. Occhi così rivelano in un lampo di luce immagini di orrendi tradimenti, di un mondo senza fuoco. È questo che desideri, creatura della cenere? Desidero un mondo privo di fuoco. Ma certo. Io servo te, farò come chiedi, ma che rimanga tra noi, nessuno deve venirne a conoscenza. Non vacillare, trova i signori per vincolare il fuoco e io, cieca, mi curerò della fiamma, fino al giorno del tuo tradimento. Perdonami se questo ti confonde, creatura della cenere. Gli occhi mostrano un mondo privo di fuoco, immerso nell'oscurità, diverso da ciò che si vede quando si è privati della vista. Avverto la presenza di piccole fiamme in lontananza, braci preziose lasciate dai signori che in passato hanno vincolato il fuoco. È per questo che l'oscurità tanto mi attira? Creatura della cenere, se dovessi cambiare idea, uccidimi e strappa questi occhi dal mio corpo. Tornerò la guardiana del fuoco di un tempo, come è sempre stato. Ok, quindi ragazzi, ci stai dicendo adesso, lei farà tutto normalmente come ha sempre fatto, fino al momento in cui io non tradirò i tizzoni, cioè i signori dei tizzoni. Però se io cambiassi idea, quindi volessi vincolare il fuoco e basta, la posso uccidere, recupero gli occhi e lei torna lì nell'altare del vincolo dopo che, diciamo, andate via, ritornate, come se niente fosse successo. Nell'altro finale abbiamo visto come lui, cioè il nostro personaggio, ha vincolato il tutto. In questo finale vediamo invece un secondo scenario. Il terzo finale invece non so se riusciamo a farlo insieme. Voi guardate, vuoi evocare la guardiana del fuoco? Non c'era questo prima. First flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass.
Ashen One, hearest thou my voice still? Perfetto ragazzi, quindi abbiamo visto la fine del fuoco e il secondo finale che avete visto con me. L'altro, per vedervi l'altro, potete vedere semplicemente il video precedente a questo, suppongo. Comunque era il numero 80, quello col finale tra virgolette buono. Bello e bello, mi sono piaciuti più o meno tutti e due. Il terzo finale è molto più difficile. Adesso però inizieremo un New Game Plus. Non in questo momento, probabilmente nel prossimo video, che non so tra quanto sarà. Io spero che questa avventura con me, ragazzi, vi sia piaciuta. Vi ho già salutato il precedente video perché pensavo fosse quello, diciamo, la conclusione. Però visto che ho fatto un altro finale, vi saluto di nuovo anche in questo. Quindi la nostra prima run, la nostra prima corsa verso cioè in questo viaggio è finita. Spero di poter iniziare con voi anche la seconda. E niente, un saluto a tutti da Titan89, al prossimo video ragazzi.